Se vi ricordate nelle puntate precedenti, questo oggetto ha emesso del fumo. È venuto il momento di dare un'occhiata e ripararlo. Qui abbiamo delle viti. E dovremmo fare un po' di lavori a questo maltrattatissimo Lexon. Lexon Stereo Plus, scuola inglese. Aspetto discutibile, veramente discutibile. Cioè, fa schifo, oggettivamente fa schifo. C'è a chi piace questo stile, ma personalmente a me fa schifo. Questa è una prima serie vedo un relè, vedo un troiaio. Questa cosa andrà sistemata, perché questo è un troiaio o un trogiagio, come si suol dire, ed ecco il condensatore scoppiato che ha prodotto la fumata del precedente video. Il chip credo di preamplificazione a questo punto, di controllo degli ingressi, e pilota dei driver che sono qua sotto e che smontare sarà un olocausto. E quindi adesso io voglio estrarre completamente questa scheda, recapparla totalmente, risolvere questo schifo e capire per quale motivo per la seconda volta mi si sono bruciati questi cazzo di finali, perché questo amplificatore, Lexon Stereo Plus, io lo rinominerò Lexon Stereo Pus, cosa che farò immediatamente. Questo amplificatore si chiama Lexon Stereo Pus, e siccome è leso, io lo chiamerò Leso. Questo amplificatore è leso ed è uno Stereo Pus. Non preoccupatevi, questo è delebile, si può delere con del semplice alcol. Ok, vediamo di smontare questo troiaio. Ah, qua c'è intanto da sbullonare questo schifo. Ci vuole una forza inaudita. Veramente un sistema del cazzo. Proprio un sistema del cazzo. Bene, allora, contenitore per le viti, ecco qua, questa rondella, questa pinzetta fa cagare, prendiamo questa qua, ok, ora, questo dovrebbe staccarsi, infatti io qua vedo che c'è questa gommina, ma io non mi fiderò più di questa gommina, io aggiungerò anche la pasta, vediamo se si riesce a... ecco, si distaccano i finali usando la violenza. Ora si tratta di dissaldare questi 4 fili che sono saldati, non so perché. Comunque io approvo la scelta di saldare anziché usare i fast off, perché abbiamo una connessione elettrica più sicura, più migliore assai. Ora questi li metto qua sotto così non rompono i coglioni. Bene. Adesso qui
c'è da svitare questa massa che ovviamente gira a cazzo, logico, no? Maledetti della Lexon, maledetti, che siate maledetti. Che metodi del cazzo. Metodi del cazzo. Audiofili, gli audiofili, mio Dio, gli audiofili. Ok, qua ci siamo. Vediamo cosa c'è qui. Ah, ci sono viti. C'è un macello di viti. Eliminiamo queste viti. Se trovassi il cacciavite sarebbe una buona cosa. Che cazzo sono ste viti di merda? 1, 2, 3, 4 e vanno qua dentro e vaffanculo. Ora, questo è libero? Questo è libero. Adesso devo sicuramente... adesso esce. Esce, se non fosse per questo interruttore dei miei coglioni in mezzo alla maleducazione del cazzo, ecco. Ecco qua, ovviamente qua è tutto attaccato e saldato, quindi non posso in realtà liberarmi della vita. E qua dietro osserviamo la circuiteria, che devo dire è tutta a posto. Questo coso è stato cablato a mano, vedete, c'è la pasta salda. Queste sono saldature tutte fatte a mano. Questo amplificatore è stato fatto a mano. Veramente impressionante. Quindi, togliamo i preservativi, i profilattici dai finali e scopriamo un TIP 142 e un TIP 147. Mentre qui abbiamo un porca puttana TIP 142 e TIP 147, tutti diversi tra loro, sono tutti completamente diversi. Ridiamo un'occhiata. Questo sicuramente se ne andrà a fanculo senza passare dal via. E sicuramente quelli della stessa marca. Ma io direi, mentre che ci sono, farò una delle cose che non fa nessuno dei puristi del restauro. Farò un recappone totale, tranne questi due ovviamente, che sono secondo me ottimi, ma li proverò. Perché sono pochi. Che cazzo ci vuole a cambiarli e metterci al sicuro? Questo secondo me si sta già gonfiando un pochetto. Questo vabbè, è palesemente scoppiato. Adesso guardiamo le marche, perché questo mi sembra di una marca che non capisco. E però sembra uguale a questo e uguale a questo. Occupiamoci intanto di altre vaccate, come questa vaccata. Qui evidentemente a qualcuno prudevano le mani. E ha aggiunto un fusibile che non c'entra una beata mazza. E dovrebbe essere da 1,6 ampere. Ritardato, ce l'ho scritto qua, però questo c'è scritto da 5 ampere, sono diversi? Non lo so, e questo lo dovremmo capire in qualche modo, perché qua non c'è scritto, qui c'è scritto T5 ampere e T1,6 ampere a matita. Aia puttana della... Bene, adesso a questo punto io tolgo anche questo, vaffanculo.
cosa c'è da verificare qua? I transistor. Ed è bruciato un canale. Questi due sono fottuti perché qua abbiamo un corto, corto netto e corto netto. No, in realtà no. Sì, in realtà sì. E che cazzo? Anche qui abbiamo un corto e un corto, mentre sull'altro canale questa cosa non c'è. Non c'è. Questi sono a posto. Questo è un test spannometrico a cazzo di minchia. Allora noi li stacchiamo e li misuriamo. Ma puttana di Eva, come devo fare con sto cazzo di scheda? Ora divento nervoso. Ok, li saldiamo con violenza. Dobbiamo usare il succhio a stagno. Ricaverò un cazzo col succhio a stagno qua. Perché non scalda sto coso? Perché non scalda? Ti sparo 200.000 watt, ti è? Anche quello che non volevo che accadesse sta accadendo. Cioè sto strappando una pista. Puttana della p***a. Vuoi la violenza? Avrai la violenza, ti è. Ti è, vaffanculo. Cagare. E vediamo chi è che mi fracassa il cazzo su WhatsApp. E per sicurezza diamo un'occhiata. Cortocircuito su rosso e verde. E infatti. E questo è andato. Poi l'altro stronzo qua. Cortocircuito tra rosso e verde. Eppure questo è andato. Bene. E anche questi sono diversi e adesso non mi ricordo più dove va quale, quindi devo andarmi a riguardare le foto perché sono un coglione. Dalle foto erano messi così, io adesso glielo scrivo a matita e glielo scrivo anche sotto. Ecco fatto, e come vedete l'ho scritto al contrario. Perché? Perché sono un coglione. Forse una ripresa decente riesco a farla. Forse no. Ho ficcato i transistor. Ho controllato 172 volte di averli messi giusti. Palle di stagno orrende. Perché questo mi dà sempre problemi? Perché questo scalda? Perché hai bisogno di più calore, tu bastardo? Viva l'acetone! Vi farò notare una cosa mentre trimmo i pin. Una volta
i piedini erano fatti di rame stagnato. Oggi purtroppo li fanno in metallo e succede questa cosa, che rimangono attaccati magneticamente, e questa cosa ha un fastidio pazzesco. Infatti il modo per riconoscere dei componenti vintage da quelli normali, da quelli buoni di una volta, è che i piedini sono di rame e quindi non attaccano magneticamente. Oh, attenzione, adesso abbiamo due coppie perfettamente identiche, perché i ricambi che ho comprato sono uguali, e quindi abbiamo i due tip 142 e i due tip 147 identici. Sì, lo so, andrebbero bilanciati, bisogna comprare le coppie con il bilanciamento del guadagno, l'HFE, bla bla bla, ma chi cazzo se ne fotte? Questi sono guasti e si segnano con una X indelebile graffiata sul pezzo. Fanculo. A questo punto io passerei ai condensatori. Farò delle foto e mi farò un elenco e poi vediamo se ce li ho. Guardate questi due integrati che sembrano degli operazionali. Guardate come sono montati storti, perché appunto è stata montata a mano questa scheda. Ed ecco l'elenco. Abbiamo 4 da 100, 2 da 22, 4 da 10, 2 da 4,7, 6 da 1 microfarad e 1 da 2,2. Non sono molti. E detto questo, dato che non abbiamo neanche uno di questi valori di condensatori, dovrò fare un piccolo ordine, e quindi questo lo mettiamo da parte e andiamo a ordinare i componenti. Ho analizzato il circuito, ho guardato un po' dove vanno i vari segnali eccetera, e ho scoperto una cosa atroce. Ora, io questo amplificatore l'ho usato un mesetto, sì e no, 4-5 volte, qui poi si è bruciato. E mi sono detto, ma questo coso non suona bene, questo coso non ha separazione stereofonica, com'è possibile? Non sento la stereofonia, non si capisce perché, suona tutto al centro, com'è possibile? Un coso audiofilo, eccetera. Oddio, audiofilo, è un entry level forse. E quindi mi sono messo a seguire le varie tracce. Soprattutto ho guardato qua e mi sono detto, ok, io l'ho collegato più o meno cassa sinistra e cassa destra, no? Perché? Perché ovviamente tutti gli amplificatori del mondo, a partire da quando è nato Gesù Cristo fino a oggi, hanno speaker A, destra e sinistra. Speaker B, destra e sinistra. Come questo qua, destra e sinistra, destra e sinistra. Quindi destra e sinistra, sono tutti in linea, no? E anche qua allora ho detto ok, destra e sinistra. E invece, col cazzo, questi inglesi di m***a hanno fatto questa troiata, capito? Destra e sinistra, li hanno fatti sopra e sotto. Quindi io le casse le ho collegate qua e qua, e certo che non suonava un cazzo, certo che suonava di merda, andava su un canale solo. E il guarda caso, quel canale, seguendo questi fili, sui punti rossi, qui... canale su cui avevo collegato le due casse in parallelo, a questo punto, con questo collegamento di merda che sti inglesi hanno fatto, mi andavano su questi due finali, che infatti si sono cotti. Perché? Perché loro non facevano un cazzo, stavano lì a guardare, che bello, ci arriva il vostro calore, ah, ma noi stiamo scaldando tanto, che cazzo ce ne fotte, noi stiamo belli al calduccio grazie al vostro calore, sai che ti dico, io mi brucio. E infatti si sono bruciati, che i rossi sono collegati qua e vanno su questo. Ora, indipendentemente dal fatto che questo condensatore è scoppiato, non credo che c'entri, perché questo è un discorso di alimentazione. Poi qua c'era il diodo da 1,6 A e qua c'era uno da 5, mentre questi dovrebbero essere uguali. Però che cazzo, cioè, come si fa a fare un collegamento così? Come si fa? Che cazzo mi rappresenta B-Wire delle mie palle? Che cazzo mi rappresenta, cioè? E che cazzo, dai. Quindi sto pensando di ricollegare questi in modo umano, come si fa su tutti gli amplificatori dell'universo, Cristo.
Nel frattempo ho ordinato i condensatori che arriveranno la settimana prossima. Sto pensando di dare un'occhiata, magari di sostituire questi, perché ho letto che sarebbe meglio farlo, su questo sito se ne parla. Sempre il sito del video precedente, molto utile, in particolare parla di questa cosa. Ecco, ne parla qui. Lui ha sostituito questi, dice, con un tipo più migliore. Li avrebbe montati da 201 kV e 105 gradi, ceramici o mica. Mica cazzi. Cosa che potrei fare, giusto per dare una miglioratina a questo bell'amplificatore. Sì, ma io questi collegamenti li sballo tutti. Io li rifaccio. Io tolgo dal cazzo il B-wire e li rifaccio. Ma, non lo so. Oppure ci metto un adesivo, non collegarli così, coglione. Stereo pus. Leso stereo pus. Alla fine li lascerò originali, perché non mi va di sballare qua e cambiare i cablaggi. Devo solo stare attento e dire a chi userà questo amplificatore nel futuro di stare attento a collegare destra sotto, per giunta, manco sopra, destra e sinistra, come si fa sui cosi cinesi del cacchio, no? Sinistra sopra e destra sotto. Ma vaffanculo! Infatti mi dicevo, ma questo amplificatore ha dei problemi. Io muovo il comando right-left e mi si abbassa tutto, mi si alza tutto. Questo coso sta dando i numeri. No, non è che sta dando i numeri, ho sbagliato io a collegare, perché questo è un cablaggio del cazzo. È il momento di recap, sono arrivati i condensatori, quindi adesso procedo a recappare questo amplificatore, sperando nel bene. Io non filmerò il recapping perché insomma è un tedio, si tratta di dissaldare quelli vecchi e montare quelli nuovi. Dovrebbe essere abbastanza semplice, spero di non fare troppo danno. Vabbè, ma un piccolo video lo devo fare, perché voi non potete capire quanto è facile estrarre i componenti da questa scheda grazie al fatto che non si usa lo stagno senza piombo. Guardate, è proprio... Io qua con le dita muovo il condensatore, ecco così, scaldo e lo muovo, poi rifaccio la cosa di qua, poi rifaccio di qua ed è caduto. Sto smontando tutti quelli dello stesso tipo, in modo che li cambio tutti in una volta. Ora l'altro è, se non ho capito male, qui. No, lo cazzo sta qui, ecco qua. Tiro, poi scaldo l'altro, tiro dall'altra parte. Non c'è proprio nessun tipo di resistenza nel fare questa cosa. Ecco fatto, è arrivato via. Questo è quasi gonfio. Questo perché è stato usato stagno al piombo, il 6040, che è quello che io uso sempre, che userò sempre per tutta la vita. E poi le saldature sono tutte fatte a mano, quindi io quando rifarò le saldature non le pulirò, le lascerò così con il flussante, esattamente come l'originale. Tiè. Beh, però facciamo l'unboxing di una bustina di condensatori da tme.eu. C'è una bellissima bustina, sentite che rumore meraviglioso. E dentro c'è una fila di condensatori. Questi sono dei
Oddio, questi non ricordo la marca, perché forse c'erano solo questi qua. Low ESR Panasonic. Ottimo. E adesso procediamo a installarli. Guardate cosa ho scoperto. Che sotto il condensatore esploso, che è questo, c'è come del catrame che è uscito da qui sotto, vedete? E probabilmente è dove il condensatore è andato a fuoco, ha fatto tutto quel fumo che si vedeva nel precedente video. Estremamente interessante. E adesso sorpresa! Con una lima ho affilato la tronchesina e adesso vediamo come e se funziona. Facciamo il test. Ed ecco, vedete? È bastato affilarla con una limetta, una lima per ferro. Perfetta. Praticamente con la lima si lima seguendo il filo con attenzione, facendo sì che quando chiudete non si veda la luce o perlomeno si veda un filo più o meno costante. Vedete, potrei fare di meglio, però già così devo dire che funziona molto bene. Facciamo l'unboxing dei condensatori da 22 microfarad. Vedete, c'è questa. Io mi sa che la apro da qui, non c'è bisogno di tagliare perché c'è l'adesivo. Guardate che meraviglia. Ecco, si è aperta. E qui abbiamo i condensatori. Me ne servono due e ne prenderò due. Questi condensatori sono non ricordo la marca, no, produttore Panasonic. Abbiamo degli altri splendidi Panasonic. Ora ficcheremo in posizione, questo ve lo faccio vedere. Dai, sono solo due. Qui è identificato positivo e negativo, fate sempre attenzione. Il positivo è quello con il cazzo lungo. Vedete questo cazzo? Il cazzo lungo solitamente è la parte positiva. Il negativo è indicato da questa striscia bianca con il segno meno gigante, vedete? Il positivo, come dicevo, è il cazzo lungo che va infilato qua. Ecco qui uno. E anche questo con il positivo, il cazzo lungo dalla parte del più. E a questo punto siamo pronti per saldarli, cosa estremamente semplice da fare. Avanti, dai, una saldatura la facciamo online, qui sì, online, la facciamo come ripresa. Perché mi sta venendo estremamente semplice. Uno, due, tre. E 4, ecco fatto. Tronchesina. Via, via, via. E voilà. E abbiamo recappato questa zona. 1 e 2. Ricordatevi i cazzi lunghi. 4,7 microfarad. Guardate che belli. Nishikon. Vedete? Sono tutti condensatori a 105 gradi di rating. Guardate che belli i Nishikon. Me ne servono due. Ed ecco un problema interessante, motivo per cui vi dico sempre fate tutte le foto possibili e immaginatevi quando riparate qualcosa. Qua c'è un C16 che io sto cambiando. Ma come vedete non è indicata la polarità. E no, non è un condensatore senza polarità, è un elettrolitico. Ecco, sono tutti questi qua sono identici da un microfarad. E a questo manca l'indicazione della polarità, ma dalle foto ho visto che il cazzo deve entrare dove c'è la scritta C16.
e quindi lo ficco così. Ed ecco fatto il recap finito. Quelli che non ho cambiato sono questi due cosi enormi. Perché? Perché questi stanno sul filtro alimentazione. Li ho provati, i valori sono corretti, ma soprattutto non davano alcun tipo di ronzio o rumore di fondo, quindi vuol dire che sono ben efficienti. Li proverò di nuovo e dopodiché qua si tratta di rimontare tutto. L'eso stercopus. Ah, rimontato. Ora sappiamo benissimo come vanno le cose, specialmente quando io faccio qualche riparazione. Succede sempre un troiaio. E quindi lampadina in serie, perché qui si è bruciato un finale. Ho cambiato tutti i condensatori, ma chi lo sa, può essersi danneggiato il PCB all'interno, giusto? Quindi adesso io metto i fusibili, ficco la spina con la lampadina in serie e vediamo un po' se questo cazzo di coso funziona. Fusibili installati da 1,5, adesso io ficcherò la spina come prima cosa, giusto per capire la spina, che non la posso ficcare perché ovviamente la presa è una di quelle prese bastarde incassate con l'esciuco di merda, maledette l'esciuco. Quindi per la seconda volta ficchiamo la spina. Ovviamente lì non entra. Oh, abbiamo ficcato la spina. In teoria ora potrei accendere, vediamo un po'. E logicamente questa cazzo di lampada non fa contatto. Niente. Terza volta. Oh oh. La lampada ha flashato, i condensatori si sono caricati, il che è un ottimo segno. E il LED è acceso. Spegniamo. Riproviamo. Questo cosa sarà? Bruciati i fusibili? No, sempre questa cazzo di lampada. Andiamo di nuovo. Fa un bel flashone perché ha un rush di corrente notevole, evidentemente. A causa di questi enormi condensatori e di questo gigantesco stronzo, possiamo verificare qualche tensione, cosa che farò al di là dalla camera. Ok, così arrivano circa 27 volt, quindi lo stiamo sottoalimentando. Bah, vediamo un po'. Io collego le casse, ma attenzione a come si collegano. Ci doveva essere ovviamente una rottura di cazzo, e la rottura di cazzo era questa vite che non trovavo più, che avevo perso, e finalmente e per fortuna l'ho trovata. Perché è una vite maledetta con il passo inglese di merda, con le unità imperiali del cazzo degli inglesi. E quindi non è da 7, è troppo larga, e non è da 6, è troppo piccola. Sarà da 132,64,5 di pollice, o sarà 1 su 256.000 gatti. Di un gatto, che cazzo ne so che usano, un 74esimo di banana. Oh, ecco fatto, ora finalmente siamo riusciti a stringere quella vite da 12 terzi di bustina di Tet Winings. Colleghiamo le casse. Ok, dai, facciamo fumare sto coso, così vi prendete gioco di me, vi fate due belle risate che non so fare un cazzo. E vai. Ah, si è acceso, lampadina. Minchia, si sente. Wow, sono sottoalimentato. Il controllo toni funziona, quindi
questa registrazione un po' monofonica. Wow, comunque funziona. Vediamo se alzo il volume. Non ce la fa, giustamente non ce la fa, perché c'è la lampadina in serie. Ora la facciamo girare un po' così, vediamo se succede qualcosa. Nel frattempo io cerco una musichetta un po' più meglio. Vediamo, vediamo. Lentini di Damazione. Ascoltiamo Lentini di Damazione. Magari questo. Vediamo com'è. Io non mi ricordo neanche più. Sono registrazioni fatte in sala prove, cioè in sala prove, laddove provavamo. Allora, adesso gli do la 220 e vaffanculo alla lampada. Attenzione 220. Beh, lui si accende. E qua si sente. Va bene. Toni ci sono. Oddio, toni. Controllo del bilanciamento. Questo non è un, non ha controllo toni questo amplificatore. È un amplificatore serio, serissimo. Perché suona già bene di suo e non ha controllo toni. Ha solo il bilanciamento. Che funziona. Quanto cazzo si sente bene sto coso. Speriamo che duri. Ottimo, ottimo, ottimo. Sono abbastanza contento. Adesso lo faccio suonare e vediamo se scalda. Vediamo che cosa succede. Ne godo. Madò, ho riparato pure questo. Godo, godo. Problema. Corrente di spunto all'accensione. Svolgimento. Fusibili da 3,15 A, non ritardati. Vediamo cosa succede. Questo è spento, ok. Accendiamo. Si è acceso. Interessante. Si è spento. Ok. Aspettiamo un pochino. Riaccendiamo, vediamo un po' da vicino. Durano. Perché gli altri bruciavano. Da quanto sono gli altri? Questi sono da... A, un po' troppo grossi. Questi si sono bruciati ed erano da 1,6 ritardati e si sono bruciati, come potete ben vedere. Quindi da quanto sarà questa corrente di spunto? Ma la mia domanda è, sarà mica dovuta a questi?
che sono in qualche modo difettosi. Proviamo di nuovo, spengo e riaccendo. Sembrano funzionare. Proviamo di nuovo. Beh, funzionano. Io per ora gli lascio questi. Ora c'è un trucco che si usa per evitare problemi quando si provano gli amplificatori, e cioè al posto dei fusibili o in serie ai fusibili si mettono delle lampadine, in questo caso 12 volt 20 watt sono lampadine da auto, e questo mostra chiaramente lo spunto all'accensione. Visto? E l'amplificatore funziona anche con le lampadine in serie. Adesso avrò problemi di copyright perché metterò un pezzo di musica. Visto? E quindi queste lampadine assorbono i picchi di corrente e mostrano questo flash quando si accende l'amplificatore, così. E questa è la corrente di carica che carica i condensatori. Quello che mi pare un po' strano è che io spengo e riaccendo subito e c'è sempre questo flash. Quindi questi condensatori si scaricano quasi immediatamente. Non lo so, adesso ci penso. E comunque un dubbio mi era venuto e grazie al caro Vash India Uniform 8, bravo Oscar Tango, con cui ho chiacchierato amabilmente, viene fuori che questo relè dovrebbe scattare, cioè dovrebbe scattare dopo l'accensione, invece è sempre chiuso e questa non è una bella cosa, è strano. Yeah. Perché in teoria questo relè dovrebbe essere una protezione per le casse, dovrebbe impedire il passaggio della corrente continua se si brucia un finale, se succede qualcosa, e invece non scatta proprio. E poi dovrebbe essere normalmente aperto, forse. Io non capisco questo relè, il motivo di questo relè. Qual è la motivazione? Dovrò indagare su questo aspetto. È un peccato non avere gli schemi. Ok, ho capito il relè. Il relè è questo. Ecco cosa fa il relè. Serve per commutare le cuffie. Ma vaffanculo. E insomma l'ho rimontato. Però, cioè, l'ho chiuso, l'ho messo qui, ma non l'ho collegato alle casse perché in questo momento me ne sbatto, perché sono stanco e non mi va. Quindi il video finirà così, senza una prova dell'amplificatore che comunque funziona. L'ESO Sterco Pus riparato, perfetto, magnifico, non fa un filo di rumore, suona veramente benissimo, ma voi non lo saprete mai, non lo sentirete mai, perché non lo rimonterò. Grazie per aver visto questo splendido video. E invece ho cambiato idea.